Eccoci con Francesco Rutelli, buon primo maggio. Viva! Grazie del tuo tempo, Presidente. Francesco Rutelli, Presidente di Anica. Parliamo un po' di cinema, ma un po' di cultura in generale. In primo luogo, velocemente, ti volevo chiedere il tuo parere, così alto alto, sulla situazione che stiamo vivendo in questo momento e come vedi il mondo della cultura in generale di fronte al presente e all'immediato futuro, insomma, che riflessioni hai fatto in queste settimane di clausura? Diciamo che il mondo della cultura, inteso nel suo insieme, rappresenta un po' un'autocoscienza per i poteri pubblici, se vorrà farla. Che posto occupa nelle priorità della nostra Italia? È uno dei punti da assistere, da sostenere per sopravvivere la cultura? O è uno dei punti da far crescere? Per sostenere la nostra Repubblica? Direi che in teoria sono necessarie tutte le cose, ma se la cosa che riguarda diciamo, finanziamento pubblico si disponesse in modo inadeguato, in modo troppo restrittivo, si dimostrerebbe che non abbiamo capito nulla di quello che è il ruolo delle politiche, della cultura e di una vibrante industria culturale e partecipazione culturale nella società italiana perché l'Italia stessa esista nel tempo che si sta preparando. Senti, rispetto a tutti i settori della cultura, che è un ambito molto articolato e multisfaccettato, hai riflettuto sul fatto che ci possono essere delle articolazioni diverse di pesantezza di questa crisi, oppure pensi che impatti in maniera uguale su tutti, dall'arte al cinema, dal teatro ai libri, oppure hai individuato degli ambiti che hanno probabilmente necessità di più, avranno probabilmente necessità di maggiore aiuto e seguimento nelle prossime settimane? Allora, soffriranno sicuramente quelli dove nella prima fase, che non sarà breve, perché anche la seconda conterrà delle comporterà delle limitazioni considerevoli, quei settori dove c'è gathering, dove c'è riunione pubblica, incontro pubblico, persone che stanno insieme. E quindi certamente i teatri, i concerti, la musica, le sale cinematografiche. Perché queste limitazioni non saranno brevi e le modalità di fruizione non saranno certo quelle che riempiono una grande sala e dunque creeranno una diseconomia difficile da sostenere, salvo un sostegno pubblico credibile. L'altro comparto che soffrirà di più è quello più propriamente legato ai consumi, costosi, perché se per un verso un biglietto di cinema che costa mediamente 7 euro potrà essere sostenibile, certo sarà più difficile andare ad un evento che ne costa 40, 60, 80 in una condizione prolungata di crisi economica. E questo vale per tutti i comparti dove c'è un investimento da parte del fruitore, del consumatore di cultura significativo da fare. Quindi non c'è dubbio che chi ha un reddito fisso se la cava e se la caverà sempre. Ma chi ha un reddito che dipende dallo svolgimento delle sue attività, un'attività autonoma, taglierà in maniera drammatica non soltanto il costo delle sue attività esterne di tipo vacanze, investimenti personali, familiari e così via, ma certamente anche quelle dell'entertainment e della cultura. Quindi saranno colpiti più drammaticamente quei comparti dove il costo è più alto. Non un museo, per fortuna, non una galleria d'arte, direi privata, sia perché chi la frequenta magari ha maggiori risorse se vuole comprare un'opera d'arte o andare a vederla, perché ciò che avviene in una galleria d'arte o una performance in genere è un evento gratuito. Però parliamo di segmenti dei mondi culturali e quindi delle industrie creative che avranno degli impatti assolutamente asimmetrici e non paragonabili tra di loro. Molto, molto interessante. Facciamo un po' di fantaepidemia. Questa emergenza succede nel momento in cui tu eri ministro della cultura della Repubblica Italiana. In questo momento su cosa stavi concentrandoti di più? Questo momento stavo litigando con il ministro dell'economia, Padoa-Schioppa, il quale
che non c'è più e che rimpiango, cui volevo bene, il quale dice: sì, Francesco, sono una persona che ama la cultura, però ti prego, continua il corpo a corpo che stiamo facendo da mesi per salvare il bilancio del Ministero dei Beni Culturali. Alla fine ce l'ho fatta, ma con fatiche pazzesche, e però ce l'ha fatta anche Padoa-Schioppa, perché quel governo è stato l'unico che ha tenuto il debito pubblico italiano. Ho smesso di sentirti, attenzione. Mi senti? Ecco qua, perfetto. Riparto da dove ero. Quindi... No, dicevamo, ho sentito tutto, ti ho fermato in tempo quando è andata via l'audio. Dicevo, ce l'ha fatta anche Padoa-Schioppa però, perché quel governo è stato l'unico governo degli ultimi, direi, 30 anni della vita nazionale in cui il debito pubblico, che oggi è veramente il problema numero uno che il nostro paese nella prospettiva di ripresa, è stato sotto il 100% del PIL, è sceso al 98, al 99%. E credo che questa sia una riflessione importante, cioè è possibile fare politiche di sviluppo ed anche non impiccarsi ad una crescita costante del nostro indebitamento, tal che poi quando arriva il momento duro in cui devi garantire le obbligazioni che hai preso non ci riesci. Quindi la battaglia, insomma, trasposto ad oggi all'emergenza attuale, ci stai dicendo che la battaglia da fare è quella sulle risorse, poi sostanzialmente, per quanto riguarda un ministro della cultura. Sì, cioè chiarendo che ci sarà una parte fondamentale che riguarda investimenti, che è la meno impegnativa, perché noi gli investimenti fatichiamo a farli. Ti faccio un esempio, cioè a dire: noi abbiamo un sacco di risorse non spese, questo vale per i comuni, vale per lo Stato, vale per le grandi aziende. Tu mi vedi che ogni tanto mi tocco la testa, le cose, perché sono le zanzare, quindi sono appena arrivate, quindi sento se vedi ogni tanto degli scarti nel nostro filmato, nella nostra conversazione, è perché ne ho già uccise 3 o 4, non, è il primo giorno in cui si manifestano. Se tu che mi vedi meglio le vedi, segnalale, così mi do da solo una sberla che rende più rapida la conversazione ed anche più efficiente l'intervento. Dicevo che gli investimenti in Italia non si fanno. Quando io da ministro mi sono trovato con la situazione del blocco, facciamo un esempio, del Maxi. Il Maxi lo varammo, ero sindaco, come localizzazione, nello stesso compendio dove avevamo in costruzione l'auditorium e in un'area importante per l'architettura moderna e contemporanea, perché nessuno dimentica che lì nel quartiere Flaminio di Roma c'è il palazzetto dello sport di Nervi, ci sono le palazzine disegnate da Moretti, il villaggio olimpico, c'è Morandi che ha fatto il viadotto di Corso Francia, cioè il meglio dell'architettura e dell'ingegneria italiana del dopoguerra. Stadio Flaminio purtroppo in spaventoso abbandono, io su quello sono critico con chi lo considera una scultura, è un'infrastruttura, non c'è nessuno stadio al mondo che venga considerato come una scultura perché è realizzato nel 1958, anche se l'ha disegnato Nervi o anche se l'avesse disegnato, metti tu, Le Corbusier, Niemeyer, una cosa è un'opera d'arte e un'altra cosa è un'infrastruttura che deve essere adeguata alle norme di sicurezza, alla possibilità di fare riprese televisive, all'accesso alle persone disabili e così via. Quindi le normative cambiano e purtroppo una magnifica architettura disegnata 70 anni fa, se è un'architettura la cui funzione non è mutata, deve essere conservata come era, un museo per esempio, un edificio residenziale, ma se si tratta di un edificio funzionale, come sai perfettamente, non c'è uno stadio a Londra, gli stadi sono tutti urbani, no? Un po' come il Flaminio, gli stadi dove giocano il Chelsea, il Tottenham, lo stesso Wembley, sono tutti stadi urbani e tutti sono stati demoliti e ricostruiti ovviamente con dei parametri, con dei criteri, per i motivi che ho appena detto, che sono largamente motivi di sicurezza, tra l'altro oggi Flaminio è inagibile per motivi di sicurezza. Quindi pensare che lo si debba conservare com'era è materialmente impossibile. Chiunque sappia qualcosa, non ideologicamente, di architettura ne è consapevole. Ne usciremo forse da questo tipo di visione assurda. Però Flaminio è un quartiere ultradinamico. Avevamo, ripeto, collocato lì il Maxi, il Museo dell'Arte Contemporanea, ed era fermo.
cioè qualcuno aveva vinto la gara per realizzarlo, era stato assegnato a Zahedid già, ripeto, durante gli anni ministro era Melandri e sindaco era Rutelli, però era fermo perché non c'erano i soldi. Il ministro a fare una specie di clamorosa, o ci sono altre zanzare, di fare una clamorosa azione di reperimento da dove? Dal non speso. Siamo andati a vedere realisticamente nella linea di sviluppo di decine di progetti che erano per investimenti, per parte investimenti, non parte corrente del bilancio del Ministero, abbiamo identificato degli interventi che potevano essere assolutamente differiti perché non erano allo stadio realizzativo. E quindi abbiamo trovato le risorse per completare il maxi. Quindi questo lungo esempio, chiedo scusa, questa lunga parentesi per dire che per finanziare la cultura, paradossalmente, la parte meno critica sono gli investimenti. Tuttora, per la lunghezza dello svolgimento in Italia di opere pubbliche, di cantieri e di realizzazioni in termini pragmatici. Sì, quando si sente che il problema sono i soldi è sempre un pretesto poi alla fine, no, in Italia. No, è un problema di soldi per le partite correnti. Non è un problema di soldi per il bilancio ordinario. Non è un problema per gli investimenti. Quindi conviene, come si è detto in questi giorni, ma perché non si fanno dei lavori di rifacimento delle scuole ora che sono chiuse? Perché non si fanno lavori di rifacimento delle strade ora che non sono praticate? Ecco, diciamo, è un esempio, sono due esempi piuttosto evidenti, perché siamo in ritardo mediamente, in alcuni posti meno, in altri di più. Per la cultura lo stesso, ecco, il tipo di investimenti che si possono fare è di riattivazione, di miglioramento, di funzionalizzazione, anche di accessibilità digitale, attenzione, dei musei, poiché non usciremo da questa crisi senza un radicale ripensamento della fruizione e una integrazione profonda. Art Tribune se ne sta meritoriamente occupando molto ogni giorno, ovvero la fruizione sarà integrata, sarà quella fisica imperdibile, sarà quella che facciamo attraverso i libri, le riviste, le pubblicazioni, e sarà sempre di più quella anche dell'accesso digitale, delle modalità che stiamo sperimentando ora in condizione di cattività, ma che alla quale non rinunceremo domani, che si integrerà sicuramente con quello che è accaduto. Quindi i soldi servono oggi a fondo perduto per chi non ha stipendi, cioè per tutte le categorie che sono disperate perché non hanno soldi per vivere. E questo è una priorità delle priorità delle priorità. A seguire, per quei settori che hanno una capacità industriale che permetterà di lavorare stabilmente e quindi di creare nelle diverse filiere delle industrie creative un'attività sana e stabile, permanente, sia interna, sia in internazionalizzazione, sia sul mercato, sia sulla fruizione pubblica, e dall'altra bisognerà fare in modo che il flusso dei finanziamenti pubblici alle istituzioni ovviamente non sia interrotto, ma quello è il meno minacciato, perché certamente nessuno licenzierà i funzionari di una sovrintendenza, nessuno licenzierà o anzi avrà una garanzia chi lavora oggi in una biblioteca o in un ente pubblico, no? Che non sarà sicuramente cancellato. Oggi chi sta nei settori autonomi o nella piccola impresa o nel mondo della creatività diffusa legato alle arti e alla cultura, che sta soffrendo di più e che rischia veramente la pelle. Mentre parlavi di investimenti mi veniva in mente uno scenario che potrebbe essere uno scenario, mentre tu scappi dalle zanzare, ti parlo. No, sono io, purtroppo devo star fermo, ma sono loro che galoppano. Hanno capito che c'è un signore che fa un'intervista. Finora un pareggio, ci sono diverse vittime, ma anch'io siamo pari. Ti dicevo, mi veniva in mente uno scenario possibile che potrebbe materializzarsi nella grande crisi che poi verrà probabilmente nei prossimi mesi, nei prossimi anni, che è uno scenario di grandi investimenti pubblici, no? Una sorta di New Deal di investimenti keynesiani per cercare di far ripartire un po' le cose a livello magari italiano, europeo, internazionale, all'interno magari proprio di questi investimenti che potrebbero essere appunto banalmente strade, ponti e infrastrutture nuove di cui tra l'altro in molti casi abbiamo anche bisogno, quindi non si tratta soltanto di scavare buche e di riempirle, no? Come si diceva un tempo, magari proprio qui si potrebbero agganciare
dei vantaggi per il settore dell'arte, penso, no, alla applicazioni più o meno innovative della legge del 2% che potrebbero dare un sacco di respiro al mondo delle arti visive, che magari a quel punto sarà un po' boccheggiante. La vedi plausibile? La vedi una cosa su cui ci può essere una collaborazione appunto interministeriale, oppure un po' inverosimile secondo te? Sottoscrivo completamente, ed è un modo per dare alle arti un supporto dentro un disegno di qualificazione, di qualità, di realizzazioni assolutamente indispensabili. Sono totalmente d'accordo. Senti, vedi una città che più di altre soffrirà a livello culturale sempre, tra le nostre grandi città, tra le nostre grandi capitali della cultura, Venezia sul turismo, Roma sul cinema, Milano magari più sull'editoria o sulla TV, Bologna sulla musica. C'è una città in particolare che soffrirà, oppure le vedi più o meno tutte allo stesso livello? Secondo me soffriranno di più le città il cui PIL, diciamo, la cui economia sarà basata, è basata di più sul turismo culturale e sull'integrazione tra le visite e l'industria dell'accoglienza diffusa e le istituzioni culturali e la realtà, diciamo, vibrante della cultura. Cioè, a dire, quelle città dove il PIL è fatto, questa l'ho presa, il PIL è fatto dal turismo e si riverbera dunque su alberghi, pubblici esercizi, ristorazione, guide turistiche, ovviamente fruizione del patrimonio, del territorio, del paesaggio. Ecco, quanto più una città è monografica, diciamo così, ha una economia fondata in misura prevalente su queste caratteristiche, lì la sofferenza sarà drammatica. In fondo, poi l'integrazione è fortissima, abbiamo parlato tanto di Matera, è chiaro che Matera si è trasformata nella conservazione dei suoi valori negli ultimi anni, e il fatto che sia andato lì il film di James Bond per essere girato lo scorso anno, sappiamo, ha portato degli enormi benefici locali, di investimenti nel territorio, ed è una delle componenti, anche, no, l'attività delle Film Commission, attirare investimenti, le produzioni esecutive che si fanno in Italia di cinema, di film, serie televisive, sono anch'esse parte della promozione del territorio, e dunque anche lì ci sarà un impatto drammatico di ridimensionamento se non ripartiranno le produzioni. È uno degli aspetti. Ripeto, l'aspetto a mio avviso fondamentale è che se noi non abbiamo una ripresa di flussi turistici interni ed internazionali nelle nostre città d'arte, poiché l'Italia è unica e la sua caratteristica è naturalmente di essere accogliente in migliaia di luoghi, la forza dell'Italia, che ha un paesaggio nazionale interamente antropizzato, e dunque a una visita del paese, a un tour. La parola turismo, come sappiamo, nasce in Italia, nasce con il Grand Tour che soprattutto gli inglesi fecero, anche se la parola ovviamente è francese, nella Roma in particolare, diciamo, certo dal Cinquecento, ma poi come fenomeno di massa soprattutto dal Settecento, legato anche all'antiquariato, al commercio antiquario. Però diciamo che in questa situazione noi abbiamo da ripartire in modo integrato, in modo, se dobbiamo star fermi, almeno impariamo le lezioni che abbiamo sbagliato e miglioriamo l'offerta, ripeto, di un paese straordinariamente diverso. Non siamo la Francia. Francia, quando ci sono gli attentati a Parigi e il Louvre passa da 9 milioni a 5 milioni di biglietti, grosso modo, adesso cito a memoria, è una tragedia nazionale. Per l'Italia i 5 milioni di visitatori, quanti sono nei luoghi principali, Colosseo, Museo Vaticano, gli Uffizi, Pompei e così via, sono la punta di una realtà nazionale, per cui c'è effettivamente l'Italia dei borghi, c'è effettivamente l'Italia dei paesaggi, c'è l'Italia delle coste, c'è l'Italia della montagna, c'è l'Italia dell'agriturismo, della campagna, dell'incrocio con le produzioni, tema di cui anche tu ti occupi per altri versi, con le produzioni di qualità, l'enogastronomia, le produzioni industriali legate al territorio. Come si fa a parlare di Alba
se non si parla di, che ne so, di Ferrero, se non si parla cioè di grandi realtà produttive del nostro paese e così via, non voglio parlare solo di Parma, la città di una dei miei nonni, con i prodotti di quel territorio dal punto di vista appunto dell'agroalimentare. Quindi, sintesi, abbiamo un paese dalle bellezze diffuse, le caratteristiche diffuse, questa è una cosa su cui puntare, perché la gente fuggirà dalla concentrazione. L'esperienza di questo, e quindi ci sarà un danno per le grandi città, ma l'esperienza maggiore, l'esperienza di questa crisi, se ci rifletti, un aspetto a mio avviso enorme sul piano concettuale, prendi l'America. Noi abbiamo avuto durante il Novecento la lotta permanente tra New York e Los Angeles per l'egemonia economica e anche culturale e anche per una fisionomia urbana. Los Angeles nasce contro New York, Gotham City, la città del caos, e diviene la città dell'automobile, della libertà, dei grandi spazi, delle ville con il giardino e così via. Questo si capovolge nell'ultimo tratto del secolo scorso, perché ci rendiamo conto che quello è un modello di spreco, no? È un modello di consumo eccessivo, dove non hai una metropolitana, non hai un trasporto pubblico, hai un eccesso di trasporto individuale, non hai socialità, o meglio, ce l'hai limitata e così via. E dunque torna in auge la città compatta, che è più ecologica, è meno sprecona, ha una efficienza energetica maggiore e complessivamente più sostenibile. Questo si è capovolto di nuovo. La crisi del Covid spinge in maniera pazzesca a temere la concentrazione. Purtroppo l'abbiamo visto con i numeri dei contagi e dei morti tra la California e New York, c'è un abisso. E quindi l'Italia, che è un modello, scusatemi, sono passato al di là dell'oceano per fare questa riflessione, però per l'Italia è un più, è un plus, non è un meno, perché l'Italia può offrire migliaia di soluzioni diffuse. Sì, noi siamo piuttosto densi come popolazione, ma è abbastanza omogenea tutto questo, no? Non ci sono delle densità concentrate. L'offerta turistica e del turismo culturale e del viaggio è un'offerta che ha potenzialmente migliaia di destinazioni. Non è Parigi, che tu, Francia è tu Paris, poi per carità c'è la Costa Azzurra, può esserci la Loira, può esserci la Provenza, però sostanzialmente le destinazioni turistiche o la Bretagna sono quelle. L'Italia, non finiremmo l'intera giornata soltanto a elencare, se stessimo al telefono tutto il tempo, questa conversazione tutto il tempo della giornata, a elencare. Sarebbero contente le zanzare. Destinazioni. No, diciamo, si sono spaventate perché hanno capito che qua c'è un supereroe che ne ha già uccise 7-8. Tu non la vedi, la le sto schiacciando dalle... Fuori quadro. Ti chiedo l'ultima cosa che riguarda invece il settore dove lavori in questi da un po' di anni, che è quello del cinema, in qualità di presidente di Anica. Hai accennato un po' di cose, hai detto delle Film Commission, hai evocato Los Angeles, quindi parliamo un attimo di cinema. Volevo chiederti innanzitutto in generale qual è la situazione in questo settore, anche qua molto alta come riflessione e molto generica perché ancora non sappiamo come si mettono le cose, e poi volevo chiudere con una tua riflessione che ho letto in un'intervista recente sul Corriere della Sera, in cui delinei in maniera secondo me molto interessante il nuovo ruolo delle sale cinematografiche come pezzo di urbanistica, come potenziali piazze coperte utilizzabili anche in funzione di quello che tu dicevi, cioè di luoghi a bassa densità dove si possono fare delle attività, dalle lezioni scolastiche e altro, confidando in spazi grandi dove le persone possono stare magari meno concentrate, più altre cose che hai detto che questi spazi possono assolvere, visto che la funzione primaria, ovvero quella di proiettare film, è una funzione che viene poi assolta ormai in tanti altri luoghi, non ultimo il salotto di ciascuno di noi. Quindi chiaramente bisogna ripensare alla funzione che hanno queste sale. Questo mi è sembrato molto interessante.
Guarda, sul tema numero uno, ovvero cosa ne sarà del cinema, direi, noi partiamo da una premessa molto disastrosa e da un'altra molto positiva. Quella disastrosa è l'impatto che può avere su un'industria fragile, delicata, e in Italia fatta di aziende piccole, una crisi prolungata come questa, che può portare veramente migliaia di aziende a portare i libri in tribunale se non vi è una struttura, un sistema di sostegno e un accompagnamento in questa transizione. E con questo decine di migliaia di persone a rischiare la pelle dal punto di vista del proprio lavoro. Parliamo di professionalità, di tecnici, parliamo di posizioni che si sono consolidate in termini di qualità professionale, realizzativa, artistica, tecnologica nel nostro paese. Quindi c'è un problema gigantesco nella transizione, perché il rischio è grande, anche perché c'è domanda per aziende che producono contenuti di essere acquistate per entrare nei portafogli di fondi internazionali che hanno bisogno di qualcuno che produca contenuti. Non è un caso se i fondi, vari fondi che hanno poca redditività in altro tipo di investimenti, abbiano investito negli ultimi anni ad esempio in alberghi, che non hanno un alto tasso, no, di redditività. Margini, di margini di guadagno, certo. Ma hanno una solidità, diciamo, di prospettiva, anche se oggi sono pure essi impiccati nella crisi, speriamo per poco, non per un lungo termine. E quindi c'è domanda, perché questo? Perché, e qua è l'aspetto invece positivo, tutti noi abbiamo avuto a che fare con i contenuti. E c'è domanda di contenuti, enorme domanda di contenuti, proprio perché il pubblico, la massa delle persone, hanno in questi mesi fruito dai contenuti brevi, dalle serie televisive, dall'accesso ai nostri device, alla televisione naturalmente, agli iPad, ai nostri strumenti digitali, abbiamo avuto un enorme consumo di contenuti. Quindi la domanda di contenuti è destinata a crescere, anche se a disporsi in modo diverso in questa catena dello sfruttamento dei contenuti. In questo senso noi difendiamo, e io difenderò con tutte le forze gli esercenti, l'esercizio cinematografico, perché si tratta di risorse della nostra società, della nostra convivenza civile, della nostra Italia e dei nostri comuni. Se chiude 1, 2, 3 cinema a Roma è un dramma, se chiude l'unico cinema di una città di 40.000 abitanti è una tragedia. E allora dobbiamo difendere l'esercizio cinematografico, chi lo anima, e la catena che passa per la produzione e per i distributori, per il motivo anche che dicevi tu. Quindi noi stiamo lavorando, e forse avete visto che nei giorni scorsi Netflix è entrato nell'Anica, è la prima volta che questo succede in Europa, il che dimostra un buon dinamismo della nostra associazione e il fatto che è rappresentativa delle trasformazioni in corso, quindi quelle che riguardano le nuove modalità di sfruttamento, le piattaforme, il digitale. Abbiamo delle aziende che lavorano fortemente nel digitale, succedono cose stranissime. Apro una parentesi, un nostro associato di Milano mi ha detto subito prima della crisi di avere assunto un groomer, cioè di aver assunto stabilmente una persona che si occupa di fare crescere peli sul volto dei protagonisti di un film o di una serie televisiva con procedure digitali, e fa quello di mestiere. Questo ti dà un'idea dell'incredibile trasformazione del questo mestiere. Questo è il nuovo artigianato, eh? Esattamente, che è una continuazione del grande artigianato che ha fatto dell'Italia il campione del mondo dei costumisti, dei scenografi, dei tecnici delle luci, cioè delle professioni, dei mestieri del cinema e poi delle serie televisive, in generale dell'audiovisivo. In questo filone che sta cambiando enormemente, che vede la nostra industria necessariamente integrata, perché la ricchezza di un prodotto e la sostenibilità di un prodotto è legata al suo sfruttamento nel tempo e su diverse piattaforme, modalità distributive e di fruizione,
Ecco che la salvezza delle sale cinematografiche per me è molto importante, secondo quello che tu dicevi, ovvero in un centro medio il cinema trasformato, modernizzato, comodo, accessibile, piacevole per star lì dentro, può e deve diventare il posto nel quale, tanto più, e qui concludo con quello da cui avevo iniziato, la possibilità di fare investimenti. Dobbiamo farli, però sappiamo che i soldi non sono tanti, alla fine, che un comune non ha tanti soldi per creare il suo piccolo nuovo auditorium moderno, no? Allora il cinema può diventare il posto dove io vado a vedere la partita della mia squadra di calcio quando è in trasferta, dove vado a vedere la prima della Scala o dell'Opera, dove vado a vedere il concerto di Ligabue o di Vasco Rossi, tutto esaurito da un'altra parte della penisola, e dove posso organizzare degli eventi con i ragazzi, posso organizzare anche una vita sociale delle nostre comunità, cioè dove si può stare dal punto di vista della un incontro del comitato di quartiere, una seduta del consiglio comunale, un appuntamento dei cittadini che discutono un tema di interesse generale. Ecco, io vedrei queste sale, non solo quelle che si aprono e si chiudono secondo quello che consente la distribuzione, ma come veri e propri centri vitali delle nostre comunità di domani. È una cosa che secondo me dobbiamo fare. Tra l'altro sottolineo che la distribuzione è molto cambiata, le produzioni, per esempio voi che ve ne occupate lo sapete perfettamente, noi abbiamo dei campioni che fanno prodotti sull'arte, non lo voglio citare, tra l'altro sono anche associati all'ANICA, anzi lo voglio citare perché ha deciso di associarsi poche settimane fa l'imprenditore che ha Nexo Digital, ha fatto le cose fantastiche sugli Uffizi, sui Musei Vaticani, su Caravaggio, e sono cose che hanno fatto il giro del mondo. Ecco, questo è un elemento di internazionalizzazione. Beh, è un dire elemento... che hanno già usato i cinema in maniera innovativa, perché hanno fatto queste operazioni per cui i cinema venivano usati in maniera puntuale 3 giorni con una grande operazione di comunicazione a monte, per cui poi riempivano queste sale in maniera straordinaria. È stato veramente una dei momenti in cui si è capito quanta versatilità ci può essere in queste vecchie sale, no? Esattamente, è la prova per cui fidelizzando un pubblico che va volentieri, quindi avendo ovviamente i riferimenti di questo pubblico, tra l'altro quel tipo di selezione del pubblico è premiale anche per altre attività, perché chi va a vedere un film sull'arte, su una grande personalità dell'arte, e poi lo stesso che volentieri può andare all'inaugurazione di una mostra, è lo stesso che volentieri può andare ad un evento culturale, e quindi si crea una connessione ricca e integrata sempre di più, e ripeto, internazionalizzante, perché questi prodotti italiani fanno parte di un'opportunità di promozione che in ogni parte del mondo è gradita, e anche qui, chiudendo dove avevo iniziato, ci permetterà di riattivare i canali di comunicazione turistica, di promozione dell'immagine del paese, e di un'immagine del paese non da cartolina. Noi abbiamo detto nei mesi scorsi, nelle settimane scorse, ci vuole un nuovo neorealismo dopo questa guerra, cioè a dire quello che fece l'Italia negli anni, fine anni 40, 50, è stato un filone rivoluzionario di cinema che ha presentato un paese in ginocchio, distrutto nelle macerie, sconfitto, piegato dalla dittatura e dalla sua conclusione e dall'umiliazione, dalla sconfitta della guerra e dai danni colossali che ne sono derivati, e riaprirsi al mondo e presentare al mondo un'immagine di sé, però non cartolina. Il neorealismo ha presentato un'Italia autentica, un'Italia sofferente, drammatica, ma affascinante, che ha riaperto gli orizzonti dell'attenzione verso l'Italia nel dopoguerra. Non dico che dobbiamo avere, dopo questo Covid, un neo-neorealismo, no, dico che la narrazione però dal nostro paese, oltre che sul nostro paese, non dovrà essere una cartolina. E per attirare le persone che verranno qui negli anni a venire, passato questo trauma, speriamo presto o ragionevolmente presto, sarà molto importante la comunicazione che l'Italia darà attraverso i suoi contenuti audiovisuali e la loro modernità, il loro legame con l'autenticità del nostro
popolo, i nostri valori e anche i nostri limiti, e direi pure e soprattutto con le qualità dei nostri territori, che sono fatte di bellezza, sono fatte di arte, di storia, di cultura, di patrimonio, di paesaggio e di produzioni. Tutte queste cose sono integrate. Bene, ci impegneremo anche dal lato nostro a continuare a raccontare tutto questo, e non è facile, ma come tu sottolinei è assolutamente indispensabile, soprattutto di qui in avanti. Grazie Francesco Rutelli. Grazie a voi e buon lavoro. Per tutta questa scorta di spunti che ci hai dato e per questo pezzetto di pomeriggio del primo maggio. Di nuovo grazie. Ciao, grazie a voi.